Salve ragazzi! Come state? Tutto bene? Oggi ho intenzione... Sì, sono in piedi. Però devo stare così perché altrimenti potrebbe essere un problema. Oggi ho intenzione di stupirvi. E in caso ci dovessi riuscire... Like! Per forza, e dovete anche iscrivervi. E se vi dicessi che in questa mano nascondo un bastone? Non mi credete, vero? State a vedere. Vi ho stupito, eh? Adesso dovete lasciare like e iscrivervi in caso. Questa sarà sicuramente la parte più horror di questo. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. È stato un intro incredibile, dobbiamo ammetterlo. Cioè è uscito all'improvviso il bastone. Sono un mago, ve l'ho sempre detto ragazzi, voi non mi credete. Quanto è cringe questa cosa da 1 a 10? Vabbè ragazzi, a parte questo, oggi siamo tornati. Ce la faccio più, vi giuro. Su un nuovo horror. E si era capito non tanto dal fatto che sia tutto rosso, ma per l'appunto dall'intro. È stato terribile. C'è stato da poco lo speciale 100 spaventi. Oggi ne faccio altri così. Poi faccio un altro speciale. E siamo a posto. Quindi, non perdiamoci... Ah, tra l'altro, visto che l'altra volta abbiamo visto le animazioni divertente, oggi andiamo a vedere quella horror. Mi sembra giusto, no? Perfetto, ragazzi. Ed eccoci qua. Siamo in un mini market aperto... Non sembra avere molta voglia, ma... Ci sta, 24 ore su 24, io mi sarei già bloccato 11 volte. Ma va bene. Cos'è che abbiamo qua? Friends of Fear. Ah, ok. C'è praticamente una sfida e bisogna trovare questi pupazzetti. Si è illuminato. Vabbè, così è troppo facile. Va bene, vediamo. Tra l'altro, quanto è fatta bene questa animazione. Via Caserra. Comunque, in teoria lui riuscirà a trovarli tutti. Cioè, ce li hai accanto. E appunto. Vediamo cosa succede. Quindi, in teoria, ha vinto la sfida, no? Che succede? Ehi! Ma che è? Arriva il premio, tranquillo! Ma che? Ha dei likes! Allora, mi sa che ha capito che ha barato. Se l'è presa sul personale. Che cos'è? Amico mio, mi sa che hai fatto una cagata, sai? Ma ci sono i Pringles, mi sta venendo fame. Che c'è? Si sta cagando in mano. Anche io effettivamente. Forse non hai pagato la bolletta. Controlla Enel. Magari ti ha mandato un'email. Che succederà? Perché dobbiamo iniziare così? No, ma questa era un'animazione tanto carina inizialmente. Che è successo? Sembro io. Sto tremando da voi. Perfetto. È arrivato il tizio che vende i pupazzi. Madonna, madonna, è bello. È proprio gnocco, devo dirlo. È abbastanza alto, anche con questi occhietti vispi. Ma che? È un folletto Babbo Natale. Raga, ci sono un sacco di marche famose. Ma mi sta proprio venendo voglia di mangiare le patatine. Ma tantissimo. Ecco, bravo, scappa. Però non farti vedere. Prendere i pupazzetti era la cosa più importante, effettivamente. Madonna, che brutto. C'è la barilla, tra l'altro. Ah, ok, vuole. In qualche modo cerca tipo di sviare la sua attenzione per poter scappare. Mi sa che non ha funzionato. No, il piano è da apprezzare, però. Ce l'hai lì, mi sa. Ma che lux. Salve, amico mio. Hai voluto rubarmi i soldi? Che cosa è successo, scusate? Perché si sta trovando in un campo con delle pietre? Amico mio, è che ti sei fatto di qualcosa, vero? Potrebbe essere, perché non so cosa stia succedendo a me. Lui per effetti sembra fattissimo, raga. Quindi non lo so. Ci sono delle figure. Oh, ciao, vai che sbuca. Per forza, raga, adesso da dietro. Mi fa cagare in mano. C'è qualcuno che fischia? È il tizio di prima? Penso che sì. Ma non ti sta spiando malissimo. Senti, ma perché non gli restituisci i pupazzetti così la pigliamo? Mettiti le cuffie. Raga, però... Dai, forza col jumpscare, che non ce la faccio più. Ma quanti sono? Attacco epilettico, mi sta... Ma... Salve. Ma quanto è gnocco? Dei cereali affoga il pane. Mamma santa, non sembra proprio molto bravo come aiutante di Babbo Natale.
Ma che cosa? Non mangerò più cereali. Oh, a parte che non li mangio da 3 anni che sono a dieta. Ma quale violenza! Morto affogato dai cereali mi sembra un po' strano, però. Ho dei capelli terribili. Raga, ve l'avevo detto che è fattissimo! Voi non mi credete! Ah, perché ha mangiato troppi... Ha avuto un picco glicemico e sta morendo. È tutto chiaro adesso. Quindi, raga, occhio con i cereali, perché se ne mangiate troppo, diventate così. Porca magia, le animazioni devono essere carine e coccolose. Perché devo cagarmi mano? Carini e coccolosi, ragazzi. Però poteva andare peggio, raga. Non mi sono C'ho la tachicardia, Dio santo. Però, visto che ormai sapete tutti che sono un masochista fottuto, ne andiamo a guardare un'altra, raga. Perfetto, ragazzi. Ed eccoci sul secondo video. Ah, tra l'altro, non ho trovato altre animazioni, quindi è un video horror normale. Porca cacca, sono finite, le ho viste tutte. Quindi, siamo tipo in un castello e c'è un cavaliere. Fantastico. Quindi ci saranno anche mostri incredibili. Raga, non ho un buon Non l'ho mai detto un buon presentimento perché è scoppiato. Allora, mi sa che c'è un salve, ciao principessa. Non è che è stata lei, vero? Che in fondo ha delle manie strane. Occhio! Amico mio, fai attenzione perché hai appena visto uno sbudellatissimo. Quindi sicuramente c'è qualcosa che non va. Ma lui va a controllare perché è un cavaliere impavido. Ma vai a cagare, mamma mia, io sarei già uscito 28 volte. Avrei preso il cavallo fiero proprio. Va bene, ragazzi, vediamo quello che succede. È molto accogliente comunque inizialmente, no? Tutto molto carino. Lui si sta mettendo a suo agio. Già che ci sei, mangiati qualcosa! Sto mangiando veramente. Ma stavo Sono vigente, però giustamente. Cos'è che fa uno appena entra? Ruba da mangiare, mi sembra giusto. Vai, pappa! Sto zitto! Guardi prima! Salve! Non volevo rubare nulla io. Princess Fiona. Ma in che senso? Ma com'è la principessa Fiona? Ma in che senso? Ma com'è la principessa? Rescue, è venuto a salvarti. Ma è la scusa, c'è Shrek anche. È stato lui a sputellare quello. Questa è Fiona, raga. Fantastico, effettivamente il costume è quel. Ma cosa sta succedendo? Ma come thank you? Let's go. Ma che sei con Shrek tu? Ma che fai con le zozze con gli altri? Ok, non ho capito. Che? Ah, si è pentita perché sa di stare con Shrek. No, che cosa? Che c'è? Perché mi sa che lei è Shrek, raga? Allora, sappiamo che Fiona quando si è messa con Shrek, Princess, è diventata un orco incredibile. Non è che sta succedendo la stessa cosa? Mi sa di sì. Madonna, si sta storpiando tutta. Mamma santa principessa, quanto sei brutta. Hai un po' la gobba. Non lo so cosa stia succedendo. Amico mio. Non so se ti serve la spada. Io andrei dall'estetista ogni tanto. Vedi ad andare a salvare le principesse cosa succede. Perfetto. E mo che fa? Non cadere, cretino! È caduto su quello scoppiato. Ascoltami, io fossi in te andrei però. Che dici? C'è Fiona mutata? Andiamo! Madonna santa che voce brutta proprio. Sembra Pavarotti, no? Mamma santa! Chiude gli occhi perché sa che ormai è morto, per forza. Già schifo, fa! Ma dai, ma che schifo! Ma non ti mettere a pappare! Fiona, però sei terribile! Sei la capriccia... Non fare rumore, cretino! Cosa ti aspettavi? Che ti accarezzasse coi tuoi capelli d'oro, biondi, cenere? Ma dovete rovinarmi anche i cartoni come Shrek, di santo! Prego Shrek ogni sera prima di andare a letto. Ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Sto morendo, ho i battiti che non voglio neanche guardare. Fatemi sapere la vostra. Io comunque sto continuando ad aggiungere sempre più infarti, che tanto ormai non so neanche cosa sto dicendo. Però, come sempre, prima di concludere, vado a salutare Manuel Catapano, Lego Films, Barbara Agostino e Andrea Caputo. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi Manuel Catapano, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati mi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi si va. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.